Le 8.38 è il momento delle canzoni travisate che potete segnalare a a.prevignano@dj.it. Poi lui fa tutta una selezione, decide lui. Sì. E poi decide Patrizio. È vero. Che poi alla fine chi decide è proprio Patrizio. È bello perché c'è questo dialogo, sembra nei dialoghi tra marito e moglie. Che dici, Pat, se mettiamo gli AC/DC? No, mettiamo i Beatles. Hai ragione, in effetti. Perché lui poi ha ragione, capito? Quando prendo sopravvento io non funziona. Perché Patrizia è nazional popolare, certo. Lo dico con grande affetto, al polso. E poi diciamo che ha questa conoscenza dell'inglese che lo aiuta. A cancellare la parte. Partiamo da Marco, da San Giovanni Valdarno, Emmy Meli, I'm a Woman. Minion, Micio. Ah, ma canta qua. Emmy Meli telefona. Tutte queste emozioni. No, è inutile che lo riporti. Però. Emmy Meli telefona all'Emmy dei Motorhead. Oi Emmy, che mi dici, Emmy? Quali di Lemmy ti attanaglia? Un'ideona, Lemmy. Dimmi, Emmy. Stammi a sentire, Lemmy. Hai mai notato quanto sono teneri i gattini? Sai cosa volevo fare? Aprire una pagina MySpace oggi e pubblicare foto di gattini. Perché ho notato che fanno molta tenerezza. Però volevo chiedere se mi dai una mano, perché io con sto MySpace non ci capisco tanto. E mica voglio andare sul Facebook che lì ci sono i giovani e non mi piace, quindi dicono le parolacce. Oppure un'idea per il nome della pagina. Buongiornissimo gattino. Bello. Emmy dice Lemmy, a parte l'antichità della piattaforma, mi sa che qualcuno ci ha già pensato. Ma una Emmy Meli che non vuole sentirci, tutta eccitata, dice: che figate i gatti, che figate i gatti. Ribadisce il concetto. Non la fa come no, mici. Ma è bellissimo. Gattini ovunque. Duo fascinoso, Thunder Cold. Ve la suonate e ve la cantate. Vergogna. Io sono contro questa gestione, però. Lo dici a me. Poi decide lui. Cari Fondate, qui occorre riscrivere la storia della dance, dice Luciano Cianosa. Sapete cosa va fortissimo quest'anno? Fare i concerti in canotte infradito all'interno delle celle frigorifere delle macellerie. Ma quale autorevole testata ha stabilito questa solenne cazzata? Dice Fondate. La testata che ti do in faccia io se non accetti. Io ti denuncio, dice Fondate. E io rivelo che non hai pagato 7.000 euro di multa entrando in ZTL perché tuo cognato fa il vigile e chiude non un occhio, bensì due, te le cancella. E vabbè, forza, togliere tutto, anche le mutande, ed entrate nella cella più. Ma come le mutande? Avevi detto canotte infradito. Avevo detto canotte infradito, non canotte a mutande infradito. Che cosa brutta. Una delle scene più brutte. L'uomo così. Con canotta infradito. Fondate entra nella cella cantando Cold, tra l'altro. Certo, ovvio. Non per nulla, ed esclama: qui si gela, ai e qui si gela. E uno da fuori potrebbe dire: questo lo vedo. Possiamo fare domani uno speciale alle 7:30 quando apriamo su che cosa c'è di più veramente brutto di un uomo in maglietta ma senza mutande. Non è la cosa più brutta al mondo. Con le gambe proprio, i calzini. Veronica, vogliamo un parere femminile. C'è una cosa più brutta. Ma puoi essere anche Miss Universo. Sì, ma è proprio l'inestetismo puro, no? Dipende da chi è la persona. 3420000 600 domani, mezz'ora in apertura su questa roba qui. Non vogliamo foto, ovviamente. No. Però c'è qualcuno, cioè tu dici che alle donne piace. No, perché a sto punto sdoganiamo tutto. Magliette sotto. Cioè, facciamo il prossimo venerdì. Ti stiamo dicendo questo. Prossimo venerdì, maglietta e il fradino. Mangio tutto, nessuno è guardabile in quelle condizioni. Nessuno.
nessuna donna, tutti vestiti, tutti nudi. No, le donne sono, a me che scrivo di questi testi. Ce lo so. Andiamo avanti. Vabbè, allora sono inutile. Vabbè, ma lo conoscono tutti, lo sanno tutti. Adesso me la fate dire tutta. Luca Stazzino da Godia, Godia o Godia, in provincia di Udine, Mo Black, Benja, Frank Fala, Yamore, featuring Salef Keita e Cesaria Evora, extended version. Beh, pure. Questa era poi. Questa. Ma se la facciamo dopo? Ma facciamola dopo. Guarda, dai. La facciamo dopo, va. Caris Merton, no roots, no no pants, no roots, quindi niente radici, anche, devo dire, al 342 00 00 700, il sondaggio estemporaneo ha decretato che l'uomo in maglietta ma senza mutande è inguardabile, chiunque esso sia. A parte Paperino. A parte, ci fanno parte notare Paperino. Che Paperino in quel caso è un po' sexy. Quindi non, non facciamo domani mezz'ora dedicata a Star. Peccato. No, perché hanno già iniziato a proporre di mandare foto per provare che effettivamente stanno bene o stanno male. Però no. Sia estate che inverno. Grazie, no. Sia estate che inverno dormo sempre in maglia e basta. Infatti dormi solo. Questo no. Cioè dico ai tanti dipende che lo scrivono. Dalle, e cito un'ascoltatrice, dipende dalle vergogne. Dalle vergogne. Da quale vergogne sono in mostra. Andiamo avanti con le travisate, preferisco. Ma a questo punto vado direttamente al testo. Certo, abbiamo già sentito. Rotary Club di Washington, nella lounge room alcuni astanti stanno sorseggiando una bottiglia di whisky Macallan del 1926, 8 milioni di dollari. Si respira aria di patriarcato perché si parla di donne, capite? Certo, quindi sono un po' così. La location Keith Richards dice: io ho avuto una liaison con la principessa Margaret. Ah, ricordo ancora quando passavamo serate romantiche alla Adelaide Cottage. Prende la parola Keith Emerson degli Emerson Lake Palmer e dice: io ho frequentato Margot Hemingway. Ricordo ancora quando passavamo le vacanze autunnali nel Vermont, affittando la Lincoln Family Home, così addirittura un museo. Ah, dice Kate Moon, e che dire di quando io e la modella Twiggy prendevamo il Concorde per Tokyo per andare a mangiare sushi allo storico ristorante Tomoyoshi End. Vabbè, solo per andare a mangiare sushi. Tutti guardano Salif Keita che sta sorseggiando un calimocio, si interrompe e mette un rutto sommesso e dice: la donna mia è di Cosenza. La donna mia di innocenza, in amici di Italia. Che vuol dire? Allora, cazzo. A Cosenza mi sono fatto vacanzone. La donna mia di innocenza, in amici di Italia. In amicizia, ma aggiunge anche l'amicizia. La donna mia di innocenza, in amici di Italia. In amicizia italiana, l'amicizia italiana. Perfetto. E poi Max Giorgi, Necrophobic, Down on the Damned. Non è che ci deve stare per forza sta roba. Anders Strohkirk dei Necrophobic, una cosa esige: quando vender posticino, un po' di tranquillità. Il bagno di Coachella si reca con una delle quattro coppie esistenti. Ma tutti a cagare a Coachella, ma non ce l'hanno. Tutti quei bifocali. Ma deve essere proprio un bel bagno. Si reca con una delle quattro coppie esistenti della Magna Carta. Assiso sul trono. Magna Carta igienica. Assiso sul trono chimico, inforca i bifocali e si prepara alla lettura assumendo la postura. Prende una birobicca e annota dei suoi pensieri a margine sulla pergamena. Matto, poi fa un'orecchia nel punto in cui ha abbandonato la lettura per non perdere segno, ma dato che è una pergamena è totalmente spogliata. Sì, che spogli. A un certo punto si volta e vede nel bidet un piccolo oggetto ovoidale. Lo raccoglie, lo osserva e vede: made in Taiwan. Cosa che sarà? A un certo punto Strohkirk sente dei passi. Cioè, è Dave Gunn, dei Depeche Mode, che bussa in modo veemente. Anders, ho dimenticato una cosa. A quel punto. Strohkirk collega alcuni punti della memoria a lungo termine e ricorda di aver letto che leggenda vuole che il cantante dei Depeche Mode abbia un testicolo bionico. E a quel punto chiede: che è sta palla, Dave, accanto al bidet? Perché mi chiede arrabbiato? Perché l'ha presa in mano? Ma che la lasci accanto al bidet? Per lavarsela, se la smonta. E concludiamo con il sardo padre. Il sardo padre. Black Sabbath, Nativity in Black. Bello. Izzy Stradlin dei Guns N' Roses chiama Ozzy Osbourne. Ozzy, come stai? Cazzi. Cazzi contro cazzi, robe da pazzi. Questione di cagacazzi? No. Semplicemente mi è nato il sesto bambino. E come l'hai chiamato? Come l'hai chiamato? Angò.
Ango. Ma come Ango? Il primo si chiama primo, il secondo secondo, il terzo terzo, il quarto quarto, poi ho avuto Nata Vota che è la femmina e adesso è arrivato Ango. Certo. Ma non mi so. Stai suggerendo nomi, grazie. Ma non so se ce la faccio, manco con gli assegni per le famiglie numerose. Lo so, ma insomma dovevate pensarci prima. Senti, ma non è che te lo puoi prendere ma cosa? Ma sei matto? Io mi stai smollando il neonato, ma c'ho già due matti, devo pagare gli alimenti a quell'altra matta. No. E dai, che caruccio. Piuttosto mi rimani un altro pipistrello. E dai, te lo chiedo per favore. Ma un risoluto Ozzy dice: Ango è tuo figlio, Ango è tuo figlio, Ango è tuo figlio. Ango è tuo figlio. È chiaro il concetto? È chiaro? I'm going to feel. Dillo tu. I'm going to feel. Adesso te lo giungi te. Bravo, bravi, bravi segnalatori. Le canzoni travisate chiaramente tornano lunedì prossimo e concludiamo con Mark Ambor. Tombola.